Le banconote dell'Africa più rare di valore. La banconota da 100 franchi dell'Algeria fu emessa per 6 anni dal 1939 al 1945 durante il periodo in cui il paese era una colonia della Francia. Sul dritto potrai notare un uomo tipico della popolazione algerina che indossa i comuni vestiti della nazione, sullo sfondo uno dei tanti edifici tipici. Sul rovescio l'immagine di un contadino che ara con i buoi davanti al panorama di un villaggio algerino. Banconota molto usata nel periodo coloniale, oggi questa carta moneta vale 184 euro. La banconota da 25 rupie delle Mauritius furono emesse nell'anno 1967, paese insulare dell'Oceano Indiano fa parte del continente africano. Isola disabitata fino alla fine del XVI secolo, fu colonia di molti paesi europei, prima olandese e poi francese ed infine britannica. Infatti potrai vedere sul dritto il busto della regina Elisabetta II sovrana del Regno Unito e del Commonwealth delle Nazioni. Sul centro la scritta del valore nominale di 25 rupie valuta ufficiale del paese. Sul rovescio un carro trainato da buoi, tipico mezzo ancora usato tutt'oggi per l'agricoltura. Carta moneta molto ricercata oggi vale 200 euro. La banconota da 5 dinari dell'Algeria fu emessa nel 1964 durante il periodo della Repubblica Democratica Popolare. Da poco ottenuta l'indipendenza questa carta moneta è espressa con la nuova valuta del paese ovvero il dinaro algerino. Sul dritto potrai notare due aquile fulve, tipici animali che volano nei cieli del paese. Sul rovescio potrai intravedere la sagoma di un pastore di pecore circondato da animali che pascolano. Oggi questa carta moneta vale 288 euro. La banconota da 100 franchi della Tunisia fu emessa dal 1946 al 1948, sul dritto viene raffigurato il volto del dio greco Hermes, figlio di Zeus, era considerato il messaggero, guida delle anime dei morti all'inferno, simbolo di prosperità e molti altri ruoli. Sullo sfondo un antico arco romano. Sul rovescio la rappresentazione dello scarico di una nave, ripreso da un antico mosaico del Museo Nazionale Alawi di Sousse dove potrai trovare la cultura e patrimonio storico della Tunisia. Banconota molto ricercata oggi vale 340 euro. Le banconote da 50, 100 e 1000 franchi del canale di Suez anno 1956 furono utilizzate dalle truppe francesi a Cipro a bordo delle navi militari, durante la crisi di Suez, un conflitto combattuto tra l'Egitto e l'esercito alleato francese, inglese ed Israele allo scopo di controllare il canale di Suez, territorio strategico per gli scambi commerciali. In queste carta monete vengono raffigurati dei, simboli della mitologia e delle religioni del passato. Se possiedi l'intera collezione composta dalle tre banconote da 50, 100 e 1000 franchi, allora avrai sotto mano un valore da 5.300 euro.